Bella raga, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qua su Yu-Gi-Oh! Master Duel con una nuova deck profile. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like per supportare la serie. Inoltre vi consiglio di andare a vedere la mia serie Road to Platinum perché è una serie un po' particolare, ovvero sto cercando di scalare a Platinum 1 utilizzando il deck che utilizzo in Real, l'ho ricreato su Master Duel e quindi è tipo una sfida contro me stesso. Andatelo a vedere perché ci tengo molto. Allora, oggi raga ho deciso di portarvi Drytron con i fantagenitori, perché è un deck molto forte, è molto consistente e poi ha la specialità di andare a prendere le fatine che sono praticamente tutte entrap. Detto questo, passiamo alla profile. Let's go! Allora, gioco 2 per di Eva, che non è quella da Adamo. Se questa carta viene mandata al cimitero, possiamo bandire fino a 2 altri mostri fata luce dal terreno e o cimitero. E aggiungiamo lo stesso numero di mostri fata luce di livello 2 inferiore, con nomi diversi dal deck alla mano, eccetto Eva. Quindi quando Eva va al cimitero, noi possiamo tutorare 2 araldi, che sono 2 negazioni. Cioè, assurdo. Allora, i mostri Drytron hanno tutti un effetto in comune, ovvero non possono essere evocati normalmente posizionati. Devono essere evocati specialmente con l'effetto di una carta Drytron. Poi, nel turno in cui attiviamo i loro effetti, non possiamo evocare specialmente mostri, eccetto mostri che non possono essere evocati normalmente posizionati. Allora, Alpha lo possiamo evocare specialmente dalla mano o dal cimitero tributando un mostro Drytron oppure un mostro rituale dalla mano o dal terreno. Poi possiamo aggiungere un mostro rituale dal deck alla mano. 2 per di Gamma, possiamo evocarlo specialmente offrendo come tributo un mostro Drytron o un mostro rituale dalla mano o dal terreno ed evocarlo specialmente o dalla mano o dal cimitero in difesa. Poi possiamo evocare specialmente un mostro Drytron con 2000 attacco dal cimitero, eccetto Gamma. 3 per di Zeta, stessa cosa, possiamo tributare un Drytron o un mostro rituale ed evocarlo specialmente in difesa. Poi possiamo aggiungere una magia rituale dal deck alla mano. 1 per di Delta. Delta uguale, tributiamo un Drytron o un mostro rituale dalla mano o dal terreno, possiamo evocarlo specialmente dalla mano o dal cimitero in difesa. Poi possiamo rivelare un mostro rituale o una magia rituale nella nostra mano e se lo facciamo peschiamo una carta. E questo era il reparto dei mostri Drytron. Adesso passiamo ai fantagenitori. Questa è una spicy touch mia, potete pure non giocarla, ma io ve la consiglio perché in questo meta, dove appunto giochiamo contro le scimmie che girano skill drain, è molto utile giocare luce viola perché va a negare trappola. Quindi possiamo negare skill drain, possiamo negare imperial order, possiamo negare tutti quei bei floodgate divertenti che ci girano. Quindi io ve la consiglio, poi se non volete giocare non la giocate, ovviamente è una spicy, però secondo me in questo meta ci sta da Dio. 3 per di arancione, arancione nega mostro, mandando al cimitero lui e un altro mostro fata. 3 per di divinatrice, se questa carta viene evocata normal o special, possiamo mandare un mostro fata dal deck o extra deck al cimitero, e se lo facciamo aumentiamo il livello di questa carta del livello di quel mostro fino alla fine di questo turno. Poi, se questa carta viene offerta come tributo, possiamo evocare specialmente un mostro fata di livello 2 inferiore dalla mano o dal deck, eccetto divinatrice. 2 per di Lancea, questa è un'entrap che non gioca nessuno, io ve la consiglio molto perché in questo meta è veramente utile, almeno io mi ci sto trovando benissimo perché nel turno dell'oppo la tributiamo dalla mano o dal terreno e entrambi i giocatori fino alla fine di questo turno non possono bandire carte, quindi vi trovate contro Phantom Knight che fa Rongo Bongo Turbo, fate questa, non la può fa. Vi trovate contro Trip Brigade, fate questa, non può evocare Link. Vi trovate contro Dino, fate questa, non può Samistosauro, non può bandire i mostri. Cioè, è molto forte, ragazzi, non so perché la gente non la usa, forse perché non la conosce nessuno, però io ve la consiglio veramente, provatela, fatemi sapere nei commenti se ne è valsa la pena. 1 per di Natasha, una volta per turno possiamo targettare un mostro scoperto che controlliamo e guadagniamo life points pari alla metà del suo attacco. Non è che ci interessa molto questo effetto, ci interessa l'altro. Quando un mostro rituale che controlli viene scelto come bersaglio per un attacco, possiamo annullare l'attacco. Se questa carta è nel cimitero, possiamo bandire un altro mostro cyberangelo dal cimitero, scegliere come bersaglio un mostro dell'avversario, evocare specialmente questa carta e se lo facciamo prendiamo il controllo di quel mostro. Molto forte. 3 per di Ben 10, raga, comunque ce le famo le peggio porcate perché il suo effetto si può fare più volte in un turno e quando viene tributata possiamo aggiungere un mostro luce fata dal deck alla mano, quindi possiamo veramente fare le peggio porcate. 1 per di Big Araldo. Questo è l'araldo che ha fatto palestra da 20 anni, è diventato molto forte infatti, perché praticamente è un Omni Negate. Basta che noi mandiamo un mostro fata dalla mano al cimitero e annulliamo qualsiasi cosa. Qual è la cosa buffa? Che se mandiamo al cimitero Eva dalla mano, Eva ci va a prendere altri 2 mostri fata, quindi abbiamo altre 2 negazioni.
un Drytron Meteonis Dragonis Optimus Prime. Questo è veramente forte perché c'ha 4000-4000, cioè ragazzi, c'ha 4000 e 4000 di vita egizia praticamente. No, scherzo. Il nostro oppo non può targettarlo con gli effetti dei mostri, e se la somma dei mostri utilizzati per la sua evocazione tramite rituale è 2 inferiore, questa carta può attaccare tutti i mostri evocati specialmente dell'oppo una volta ciascuno. Poi c'ha un effetto rapido che è molto carino. Possiamo bandire dal cimitero mostri con somma degli attacchi pari esattamente a 2000 o 4000, targettare una carta scoperta dell'avversario per ogni 2000 di attacco che abbiamo fatto e mandare quelle carte al cimitero. È veramente forte. 1 per di sepoltura sciocca, ci serve per mandarci quello che ci serve al cimitero. 3 per di cyber emergenza, questa è la carta quella del cyber drago, però la possiamo usare anche qua perché ci fa aggiungere un mostro luce macchina che non può essere evocato normalmente posizionato, quindi praticamente ci fa aggiungere tutti i Drytron. 3 per di Nova. Nova ci fa tipo lancio rapido dei rocket, ci fa evocare specialmente un Drytron dal deck, ma lo distruggiamo durante l'end phase, ma tanto all'end phase non ci arriva perché ci abbiamo già fatto qualcosa. 1 per di Fafnir. Quando questa carta viene attivata possiamo aggiungere una magia trappola Drytron dal deck alla mano, e l'attivazione e gli effetti attivati delle carte magia rituale non possono essere annullati. 1 per di Meteonis Drytron, questa è la rituale per evocare i mostri Drytron ma anche altri mostri rituali. Ce l'ho messa in una copia perché tanto ce l'andiamo sempre a cercare, ma se volete magari potete levare Fafnir e metterci 2 copie di questa. 2 per di Richiamato dalla tomba e 2 per di Goccioline Proibite. Goccioline Proibite ce l'ho messa semplicemente perché se perdiamo la moneta andiamo secondi e abbiamo bisogno di questa, perché altrimenti se abbiamo contro un deck che ci mette giù negazioni è difficile fare qualcosa. Ok, passiamo all'extra. Allora, gioco 2 per di Araldo della Luce d'Arco. Questo è l'araldino che praticamente ce lo mandiamo al cimitero tramite la Divinatrice, e quando viene mandato al cimitero possiamo aggiungere un mostro rituale e una magia rituale dal deck alla mano. 1 per di Lirilus Cosignolo Assemblato, questa ce l'ho voluta giocare perché si fa con 2 o più mostri di livello 1, i Drytron sono livello 1, e può attaccare diretto, quindi dopo possiamo andare a fare sopra la Maga Pasticciona e poi ci andiamo a fare Zeus, quindi viene tipo Zeus torta gigante. 2 per di Mu Beta Fafnir, sembro tipo un ITP quando dicono i questi mostri. Quando evochiamo rituale possiamo staccare 1 o più materie da questa carta come mostri richiesti per l'evocazione tramite rituale, quindi ci va a fare doppio rituale praticamente. E se questa carta viene evocata Xyz, possiamo mandare una carta Drytron dal deck al cimitero. Quando il nostro avversario attiva una magia trappola mentre controlliamo un mostro rituale macchina, effetto rapido, stacchiamo pezzo e annulliamo l'attivazione. 1 per di Maga Pasticciona, questa ce la andiamo a mettere appunto sopra Lirilusk o sopra Fafnir, dipende. 1 per di Beatrice. Beatrice si fa con 2 mostri di livello 6, Bia Best Deck Let's Go, e praticamente stacchiamo pezzo e mandiamo una carta dal deck al cimitero. 1 per di Arsenale Divino Zeus, vabbè questa ragazzi me la conoscete, la metto praticamente da tutte le parti, la metto pure nel portafoglio quando esco. 1 per di Lincuribbo, cavaliere dell'incubo Cerbero, finisce unicorno come sempre. 1 per di Macarena, ci serve per fare o i cavalieri dell'incubi o magari Apollo USA 2 nel turno dell'oppo, così diventa indistruttibile. E poi Calibro Spada e appunto Apollo USA. Ok, la profile è finita, adesso vi faccio vedere un breve video combo dove vi spiego le basi del deck. Let's go! Allora, come sempre, noi volevamo andare primi perché dovevamo mettere subito le negazioni in modo che l'oppo non gioca, quindi se vinciamo la moneta andiamo primi. Let's go! Allora, molto bene, abbiamo sia la Divinatrice sia un richiamato alla tomba, quindi possiamo stare tranquilli. E soprattutto abbiamo Alfa e Zeta. Allora, andiamo a fare Alfa. E ci tributiamo Z, che non è Z la formica. Facciamo effetto alfa, andiamo a prendere Ben 10. Adesso facciamo effetto Z nel cimitero, ci tributiamo Ben 10. E ci andiamo a prendere Meteonis Drytron, che sarebbe la magia rituale. Adesso facciamo effetto Ben 10. Allora, siccome che noi in mano abbiamo la Divinatrice e comunque siamo vulnerabili a Nibiru, in questo caso vado a prendere arancione, così possiamo annullare un ipotetico Nibiru, altrimenti avrei preso Divinatrice. Normal di Divinatrice, effetto Divinatrice, e ci andiamo a millare dall'extra deck l'araldino sincro. Facciamo effetto dell'araldino e ci andiamo a prendere
il Big Araldo, l'Araldo pompato. Adesso facciamo Xyz, Fafnir. Fafnir, eccolo, è proprio lui, è proprio Fafnir, signori. È proprio Fafnir, Mu Beta Fafnir. Incredibile. Effetto Fafnir. Ci andiamo a mandare al cimitero Gamma. Adesso andiamo a fare la magia rituale per evocare Ben 10 e andiamo a utilizzare l'effetto di Fafnir, ovvero possiamo usare un suo materiale come tributo per l'evocazione. Tributiamo Z ed evochiamo Ben 10. Adesso dal cimitero andiamo a fare Gamma e tributiamo Ben 10. Evochiamo pure Z, già che ci siamo. E facciamo effetto Ben 10. Ben 10. Con Ben 10 ci andiamo a prendere Eva. Adesso attiviamo l'effetto della magia nel cimitero, che praticamente fa perdere 1000 punti di attacco a un nostro mostro e ce la riprendiamo in mano. E adesso andiamo ad evocare il Big Araldo. È proprio lui. E andiamo a evocare in difesa il Big Araldo, signori. Let's go! Dopodiché andiamo a fare Macarena. E andiamo a settare Cold. E questa è la nostra board finale. Abbiamo un Cold coperto che fa sempre comodo. Ci abbiamo Macarena che ci permette di linkare nel turno dell'oppo, quindi possiamo andare a fare o Cerbero, o Fenice, o Unicorno, dipende da quello che sta sul terreno. E poi abbiamo l'Omnigate più forte della storia, perché quando il nostro avversario sta per evocare specialmente uno o più mostri, oppure attiva una magia trappola o l'effetto di un mostro, come effetto rapido il nostro Big Araldo ci fa mandare un mostro fata dalla mano al cimitero e neghiamo l'evocazione o l'attivazione di quella carta. Quindi con lui andiamo a mandare Eva e neghiamo. Poi Eva parte, ci andiamo a bandire due mostri fata che saranno Divinatrice e l'Araldo Sincro e andiamo a prendere altri due mostri fata di livello 2 inferiore con nomi diversi dal deck alla mano. Significa che avremo 4 fate in mano, quindi possiamo fare altre 4 negazioni. Oltre che le fate che andiamo a prendere sicuramente saranno un Araldo arancione e magari un altro Araldo viola, visto che comunque, come vi ho detto nella deck profile, molte persone giocano Skill Drain e comunque altri Floodgate, quindi secondo me Viola adesso è azzeccatissimo su Drytron, perché comunque siamo un mazzo combo, se ci fanno Skill Drain abbiamo perso, quindi se abbiamo la possibilità di giocare Luce Viola, perché non farlo? Quindi possiamo negare Trappola, possiamo negare Mostro e lui può negare qualsiasi cosa. Ok, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, let's go!